Arezzo della Frontera va in archivio la prima storica stagione del World WCR, mondiale femminile di velocità su pista, con gara 1 che vede ancora tre legittime pretendenti alla conquista del titolo, a cominciare da Sara Sanchez, reduce dall'affermazione di Estoril che scatta dalla pole position, ma ben presto là davanti si portano le due rivali questa stagione 2024, da una parte con il 22 Anna Carrasco, dall'altra con il 6 Maria Herrera, la quale come sempre paga dazio in rettilineo, scontando anche una differente corporatura e peso rispetto alle sue veloci colleghe del World WCR, per quanto questo plotoncino di testa figurino altre due motocicliste spagnole, Beatriz Neila Santos e la qui inquadrata, già menzionata, Sara Sanchez, che sbaglia e paga all'ultima curva e nel plotoncino di testa con il 96 in evidenza anche la nostra Roberta Ponziani. Nel secondo gruppo si mettono in mostra, tra le altre, Ruiz, ma anche Chloe Jones, wildcard d'eccezione, in evidenza quest'anno nelle serie propedeutiche al BSB. Giri dal termine, Sonia Loi finisce a terra, un bel gesto di sportività da rimarcare tra Emily Bondi e Adela Orechnikova, che finiscono a terra e poi si tengono per mano per scampare dalle vie di fuga. L'ultimo giro, colpo di scena, Sara Sanchez al comando della contesa, finisce a terra alla curva intitolata Dani Pedrosa. Maria Herrera centra così la sesta vittoria stagionale in 11 gare e recupera 5 punti. Anna Carrasco, seconda all'esposizione della bandiera a scacchi, sventolata da Mia Rusten, sfortunata protagonista di un grave incidente quest'anno nella gara inaugurale di Misano Adriatico. Dunque, vittoria per Maria Herrera, seconda Anna Carrasco, precedere Beatriz Neila Santos, quarta Roberta Ponziani. Campionato, adesso ci sono 13 punti tra Anna Carrasco e Maria Herrera, con ancora gara 2 da disputare. It has been a, è stata forse la cosa più tante strategie in testa e rettilineo, lo avete visto, ero molto lenta rispetto alle altre pilote, ho provato a seguire Sara Sanchez, era molto veloce, mi dispiace sia accaduta, ad ogni modo sono felice di questo ritorno, ci vediamo in gara 2. Decisiva e conclusiva gara della stagione 2024 del World WCR, con Sara Sanchez che scatta dalla pole position e tuttavia Maria Herrera ad assicurarsi l'all shot alla prima curva, ma ben presto là davanti, lo vedete, si forma un plotone di testa con inevitabili ripercussioni nella corsa al titolo. Maria Herrera deve recuperare 13 punti ad Anna Carrasco e pertanto prova a compattare il gruppone al fine di mettere tra sé e la sua avversaria altre pilote protagoniste quest'anno del mondiale femminile di velocità su pista. Maria Herrera comanda la contesa, si guarda dietro, vede che ci sono diverse sue colleghe che possono inserire la stessa Anna Carrasco, tanto che negli ultimi giri, addirittura a un certo punto, Maria Herrera, la portacolori Clint Forward Racing, era campionessa del mondo virtuale. Inizia l'ultimo giro, la nostra Roberta Ponziani si ritrova al comando delle operazioni, tuttavia Sara Sanchez Tamayo si porta al comando. Guardate qui, Maria Herrera le prova tutte e alla fine impatta con il posteriore di Sara Sanchez, che vince la gara. Maria Herrera finisce a terra e Anna Carrasco con il terzo posto, campionessa del mondo del World WCR 2024, di campionessa del mondo, tanto da incontrare la sua alter ego, che di fatto nel 2018, ricordiamo, Anna Carrasco si laureò campionessa del mondo Super Sport 300 quest'anno con l'R7 ultimamente preparata dal team Evan Bros, conquista il primo titolo del motociclismo femminile veloce.
Rosita su pista. Festa grande per Anna Carrasco, ma anche per Sara Sanchez, che conquista la vittoria, e Beatrice Neila Santos. E con il terzo posto e la concomitante caduta di Maria Herrera, Anna Carrasco ha tutte le ragioni di festeggiare con Roberta Ponziani, positiva quarta in gara 2 e quinta. Hello to people is coming to my family, my friends, my physio, my trainers. E in questo also momento my friends and I want to dedicate the title to people who are with me. Carla Grau and Jordi Caparrós, because they have been my biggest support during this tough season last year and the last 3 years. So they have been really important for me and this title is for them. Thank you. I'm very, very happy to finish the race here at home. Sono felice di questa vittoria, ma non ho fatto nulla di sbagliato in ogni caso. I want to say sorry to Maria, but I didn't see Maria, so sorry. I want to say thank you, obviously, to my team for the job all the season.